Siamo felicissimi di stare qui insieme a Bruno Mancini, a Benito Corradini e a tutti voi, soprattutto alla musica di queste due fantastiche musiciste. Una sta dietro la telecamera e vorrei fare un applauso sia per Santina Amici che soprattutto per Maria Luisa Neri, non perché sia una più brava, meno brava, ma perché pochi giorni fa era all'ospedale, eppure la brava Leone è qua, quindi un applauso speciale. Ma forse non si doveva dire, però io lo dico perché lei è fantastica. Allora, abbiamo scelto con d'accordo con Maria Luisa di aprire questo incontro che sarà bello e all'insegna del, no, dell'arte, della fratellanza, dell'amicizia, con una persona giovanissima che è una allieva di Maria Luisa, come ti chiami? Già Sabatini, che io già conoscevo in foto. E da quanto tempo suoni il violino? Da 3 anni. E la musica per te che cos'è? L'amore, la vita, tutto. Bene, con noi siamo con lei perché viviamo l'arte e la vita e la musica anche grazie a Bruno che ci ha unito. Se non era per Bruno, non eravamo qua. Quindi anche se è un collante. Oggi tu hai già canzonato tantissime volte, sei una ormai esperta di palcoscenico, però voglio fare un applauso. Cosa ti suoni? Il concerto in sol maggiore di Antonio Vivaldi. Thank you.
dobbiamo aspettare ancora un po' perché così sarà una. Senti, quante ore è al giorno, studi? Sei bravissima, e abbiamo scelto di metterla all'inizio sia, insomma, perché sia di buon augurio per lei, per tutte le persone giovani che cominciano a studiare qualche cosa, e che sia di buon augurio per tutti noi che continuiamo nel nostro cammino artistico con gioia, direi quasi infantile, no? E Bruno ce l'ha questo spirito infantile. Bene, io farei ancora un grande applauso a Giorgia. Sing, come to you.